Dire che la sua è una squadra che incuriosisce sempre, abbiamo visto l'età, la media dell'età è veramente una squadra di ragazze che però sul campo si fanno comunque valere. Sì, si fanno valere, però vorrei molta più grinta, molta più aggressività, molta più determinazione, che in molti tratti non c'è, perché una partita come oggi, dove i primi due quarti secondo me abbiamo regalato tanto alla squadra avversaria. Penso il primo quarto Ariana avrà fatto 6-7 contropiedi, brave loro, ma su tanti errori nostri in attacco, ma errori stupidi, errori di un passaggio, di arriviamo in attacco e non chiamiamo lo schema e sbagliamo e le altre vanno in contropiede. Poi sai, accumuli 8, 10, 12 punti di svantaggio contro una squadra del genere che ha un'esperienza infinita, con giocatrici formate con grande esperienza, poi fai fatica a recuperare. Ha qualcosa comunque che magari può salvare e da cui ripartire dopo questa sconfitta, insomma, che anche poi nelle dimensioni forse la penalizza un po' troppo la sua squadra. Sì, ma per due quarti nonostante tutto abbiamo giocato, diciamo, decentemente, non dico bene perché per me bene è tutt'altra cosa, però perlomeno siamo rimasti in partita e già questo era importante. Poi però ci spegniamo, ci perdiamo, purtroppo non abbiamo un leader che nei momenti decisivi trascina la squadra e questa è la cosa che ci manca di più in questo momento. Crede quindi che sia proprio una questione, diciamo, di individualità che mancano in questa... È una questione di leadership, è una questione della giocatrice di esperienza che quando nei momenti di difficoltà trascina la squadra, aiuta le più piccole, perché ricordiamoci che di queste nessuno ha fatto la 2, quindi è normale che facciamo fatica, è normale che le ragazze abbiano un certo timore, non sono abituate a certi ritmi, non hanno la mentalità per restare sul pezzo, restare concentrati per tutti i 40 minuti. Questa sera la cosa più importante era sfatare questa maledizione delle partite in casa, la vittoria è arrivata, ci voleva e anche in maniera netta. Sì, ci tenevamo, le ragazze ci tenevano soprattutto a portare una vittoria in casa, come hai detto tu, perché non è che noi giochiamo per perdere. L'andamento delle partite che abbiamo perso in casa sono andate come già ben sappiamo, ma vincere in casa dà morale, sicuramente per come è il nostro pubblico, fa avvicinare ancora di più al pubblico per la prossima partita in casa che sarà importante come Santa Marinella, e ci dà morale alla squadra per poter affrontare sia a Castellammare, che in casa non è una partita, in casa loro non è una partita facile, ma che con questo spirito è diversa tutto. Adesso si comincia a vedere qualche movimento come lei chiede, finalmente dopo un po' di tempo credo che anche lei possa essere soddisfatta. Sì, io sono contenta soprattutto nella parte difensiva, delle esterne e anche delle interne a tratti, perché in parte della partita praticamente le nostre esterne hanno messo pressione su queste ragazzine, no? Che sono giovani, che corrono tanto, e mettere pressione a loro permette dopo di prendere la palla e correre il contropiede, che è una delle cose che noi sappiamo fare e che nelle partite che abbiamo fatto in casa purtroppo non lo abbiamo potuto fare. Ma questo, come ti dico, dà morale. E un'altra cosa della difesa dei pivot, Maria oggi è stata una presenza in campo, soprattutto in difesa. Io penso che lei mano a mano prenderà fiducia e farà canestro, perché lei la mano ce l'ha e soprattutto sotto canestro. I nostri modi, il nostro schieramento in attacco, che sono quattro aperte e una dentro, permette a lei avere più spazio a Narviciute e poter giocare l'uno contro uno, e alle nostre esterne poter giocare anche l'uno contro uno con le penetrazioni, passare la palla dentro, avere più spazio per poter giocare. E le nostre interne hanno giocato bene, una buona partita in difesa, e ogni tanto ci addormentiamo negli ultimi secondi dei 24, e quello è una cosa di mentalità, che questo con gli allenamenti lo stiamo migliorando.